Allora, annunciamo il prossimo numero, tesoro, prego. Allora, per la categoria... Intanto faccio così, ti sciolgo, vai. Così ti senti meglio? Io devo fare aria alla gamba, vai. Prego. Per voi, signori, per la categoria Arte Varia, stiamo per presentarvi Mario Vitale, accompagnato da Daniela Coletti. Perfetto, grazie Angela, molto bene. Abbiamo detto che siamo sempre nella sezione Arte Varia, però questa volta non un indossatore, beh, il physique du rôle c'è Mario, però abbiamo invece uno spazio dedicato alla poesia. Mario Vitale, Mario, prego. Ascolto l'eco del mio cuore, impazzito. Mantengo gli occhi socchiusi. Avverto dolce la pressione delle palpebre sulle cieche pupille e mille immagini confuse tremano sopra la retina. Il mio io assopito annega nei turbinosi vortici del ricordo, dell'illusione che fa passato ciò che non è mai stato e mai diventerà futuro. Il pensiero vola alto, cabra, picchia, si capovolge, si tuffa indietro nel tempo. D'improvviso, evocata dal magico caleidoscopio dei tuoi ricordi, per opera di chissà quale oscuro prestigiatore, fuggita dai tetri e labirintici meandri del tuo cervello, appaio. La mia è una tenue ombra sfuggente che non trattieni. Ondeggia, mentre prende forma e si dilata sino ai limiti dello spazio consentito. Ti sono vicina, accanto, ti do un gesto, un sorriso, una carezza tra i capelli. Cerco di ammirarti, di avvicinarti, di afferrarti. Ti prego, resta, ma svanisci, ti smaterializzi. Ti riveli sogno e niente più. Che cosa resta, mi chiedo, dei miei sogni e delle mie illusioni? Di certo, frammenti di speranza infrante e di quel magico incantesimo che è il ricordo di un attimo di felicità che sgomenta. Rotto, persi in una stanza vuota, dove esplode il silenzio, che emette solo silenzio. Quel silenzio che non è assenza di rumore, ma stato d'animo, che mi sputa in faccia e mi grida «Sei solo!» E l'ingombente presenza di un'assenza che ti riempie di vuoto. Scivola via. La luce di una lampada ci cade addosso dal soffitto e non ce la facciamo più. È davvero bello star così, mano nella mano, ad ascoltare i nostri silenzi che raccontano l'amore.
Allora, microfoni a parte, ma due microfoni vicini purtroppo sono un po' come le calamite, sì, ecco, talvolta si respingono, quindi voglio dire, comunque dobbiamo sottolineare una cosa, voi siete in gara anzitutto, Mario Vitale è uno dei fautori, uno degli ideatori di questo importante programma contenitore che stiamo celebrando qui al Castello Orsini Colonna, celebrando ovviamente tra tante virgolette, quindi è bene che tu dica a questo punto, Mario, due paroline anche per conto degli altri organizzatori, non so, di un Antonio Santilli, di un Costantino Tuccori e delle altre persone che semmai io non conosco bene, ma che tu conosci perché sono tuoi stessi colleghi. E poi diciamo anche che le poesie sono state scritte da Mario Vitale. Complimenti, esatto, anche a te. Benissimo. Complimenti anche a te, bravissima. Grazie mille. Prego.